La fame nel mondo e come combatterla è stato un tema prevalente nell'anno che si va a chiudere tra poco. Il 2015 con l'Expo di Milano ha dimostrato come ogni paese, ogni popolo fa del suo meglio per reperire e produrre risorse alimentari. Un tema importante al centro di una manifestazione organizzata all'Auditorium di Isernia dall'Istituto Comprensivo Giovanni XXIII. I bambini e i ragazzi delle varie scuole si sono cimentati con lavori, progetti e ricerche sul tema della fame e di come combatterla efficacemente. I ragazzi si sono attivati grandemente ed enormemente, con grande entusiasmo con i loro docenti e hanno preparato dei laboratori attivi. Infatti noi abbiamo i laboratori dei prodotti tipici della nostra terra, laboratori dell'olio, dell'olivo, del tartufo, l'importanza dell'acqua nel nostro territorio e quindi l'estrazione dell'acqua dal nostro territorio, e il laboratorio del cioccolato. Tantissimi laboratori sono proprio parte attiva di questi laboratori didattici, estraggono anche stamattina il DNA dalla frutta e dalla verdura. Per l'iniziativa della Giovanni XXIII c'è stato il plauso della dirigenza scolastica provinciale, che ha pienamente condiviso e appoggiato l'iniziativa. È un'iniziativa che si inserisce pienamente all'interno di quella che deve essere la funzione della scuola, che è anche di stimolare i ragazzi a sviluppare quello che è, se vogliamo, il pensiero critico, aiutarli a fare delle scelte consapevoli e tanto di più in funzioni essenziali come quello dell'alimentazione. Quindi i ragazzi devono essere in grado, appunto, di rendersi protagonisti di quella che è la loro alimentazione, perché questo è lo strumento attraverso il quale loro decidono che tipo di persone vogliono essere, ma anche che tipo di società vogliono realizzare. Quindi progetti come questi vanno nella direzione di aiutare i ragazzi a fare scelte sempre più consapevoli. Una manifestazione resa possibile e permessa soprattutto grazie all'intervento di numerose imprese agroalimentari della provincia, che hanno messo in vetrina i loro prodotti, come nel caso della Molisia, l'acqua che sgorga da una sorgente di Frosolone, acqua a costo zero, come afferma il suo produttore. È un prodotto del nostro territorio, dove oltre alla tradizione, vi è tradizione nel produrre tecnologia avanzata, ma soprattutto quello che ci dona la nostra terra, il nostro Molise, dove vi è una natura incontaminata. L'acqua minerale Molisia viene dalle montagne contaminate di Frosolone a 185 metri di profondità.